Buonasera. Buonasera, mister. Buonasera a voi. Ciao. Noi pensavamo al famoso proverbio, ma esordio bagnato, esordio fortunato, è stato il contrario. Anche l'anno scorso a Reggio Calabria chiudeva. Sembra che quando sono arrivato a Panzi mi ricavano, non sono arrivato qui. Però a parte questo non è andata bene, il proverbio ha disatteso le intenzioni. Senti, questi che non ti è piaciuto della squadra, insomma, noi abbiamo visto una video, io personalmente ho visto una video che non è riuscita a cambiare ritmo, che non è riuscita mai a prendere in mano la partita, che ha giocato sul ritmo della Cavese, quindi non è riuscita mai a metterli in difficoltà, quindi ha servito male gli attaccanti. Allora, è normale che siamo lontani anni luce da quello che io vorrei dalla mia squadra e da queste squadre. Ora, la prima partita serve sempre per vedere, analizzare, fare delle riflessioni e vedere dove puoi incidere e migliorare questa squadra. Sicuramente c'è molta strada da fare, molta strada. Però noi siamo qui apposta, non è questo che mi preoccupa. Mi preoccupa il tempo per arrivare a quello che dobbiamo fare. Quindi non è che non mi è piaciuto qualcuno. Sicuramente in tutto quello che abbiamo provato in questa settimana abbiamo fatto sempre la stessa cosa, una cosa soltanto. E questo non va bene, perché poi dopo le prime due palle in profondità a Turcara e a Volpe, dove l'hanno letta, c'erano da fare altre cose, ma io questa squadra oggi come oggi non gli devo dire niente, perché comunque, cioè non gli devo dire niente, a livello di volontà, di voglia non gli devo dire niente. È normale che gli devo dire tante cose su quello che bisognerà lavorare e quello che bisogna migliorare, sono tante cose su cui bisogna lavorare e su cui bisogna migliorare, quindi per arrivare a quello che io vorrei dalla mia squadra, vi dico che siamo lontani anni luce, da quello che io voglio. Ma mister, ho visto che oggi hai giocato nuovamente, come insomma, è stato fino ad oggi, con tre mediani, no? De Falco, Bosea e Benzaglia, che comunque nessuno dei tre è un giocatore, diciamo, che fa il passaggio, che si inserisce. Diciamo. Sì, perché il passaggio ce l'hanno. Però non è arrivato, perché comunque molti lanci lunghi da dietro arrivavano, quindi comunque veniva proprio saltata la fase del palleggio. C'è nella tua idea quella invece di provare a un giocatore di inserimento? Faccio un nome tanto per farlo, ma non è casuale. Uno alla Baldassin. Allora, parliamo dei giocatori che abbiamo e non quelli che non abbiamo, perché si deve lavorare su quello che c'è. Le mie squadre, tutte le squadre che ho allenato fino adesso, hanno sempre avuto, io lo chiamo interno di squilibrio. Esatto, intendevo proprio quello. Uno che si butta senza palla, uno che attacca lo spazio da dietro. E oggi come oggi, questa squadra ha degli interni di qualità, di posizione, che per fare il movimento in profondità devono andare a toccare altre caratteristiche. Abbiamo in squadra un giocatore che può fare il van de putte della situazione, come è stato il van de putte quello che ho allenato io nel mese precedente a questa stagione, e abbiamo un giocatore che però non sta bene. Per fare quel ruolo bisogna farlo bene, ed è Ciulina. Io vorrei lavorare su questo ragazzo, soltanto che, ripeto, è sempre quel discorso lì, tra quello che si vuole fare e quello che si può fare, bisogna considerare molto quello che si può fare in questo momento. Quindi arrivare a quello che si vuole fare gradualmente, non si può fare come vi ho detto ieri a livello traumatico, perché a livello fisico i ragazzi che magari non stanno benissimo, non stanno bene. Per fare quello che voglio io, attenzione, poi per rintanarsi in area di rigore, ripartire, quello si può fare. Per andare a prendere la squadra avversaria alta, per fare un determinato tipo di gioco, gli interni che si inseriscono, con le punte che vengono incontro in altra lunga, con il gioco che va da destra, che va schiuso, si va verso sinistra, c'è bisogno di tempo. D'altronde si sapeva,
non pensavo dico onestamente che ce ne fosse bisogno così tanto. Se tu hai fatto prima già l'hai diciamo spiegato, no? Il discorso della palla in profondità per toncare Volpe, loro sono due che giocano molto, no? Sulla profondità, sulla, visto che le altre squadre studiano come voi studiate le altre, che ti aspetti, che cosa possono fare di diverso insomma loro due, no? Oltre ad attaccare la profondità, cioè, non attaccano tutti e due insieme la profondità, cioè uno si devono dividere il compito a seconda di dove la palla, uno viene incontro l'altro a lungo, quindi non tutti e due lunghi, non tutti e due incontri. E poi c'è questo famoso interno di squilibrio, che nel momento in cui si creano gli spazi della punta che va in profondità si viene a prendere la palla tra le linee, e quindi su questo bisogna lavorare. Perché poi, ripeto, mi è piaciuta molto la squadra quando ci siamo messi 4-2-3-1, perché abbiamo creato qualcosina in più, poi il gol che abbiamo preso ci ha messo confusione. C'è un piccolo infortunio al gol, piccolo infortunio anche. Non lo so, dicono che sia leggermente fuori gioco, sicuramente l'ho rivisto, se ci fosse stato l'assistente avrebbe alzato la bandierina, sicuramente. Poi, ripeto, parliamo di tutto questo, se voi mi dite che la Cavese ha fatto il gol, che se ci fosse stato l'assistente avrebbe alzato la bandierina, perché fuori gioco c'è, mi sembra di aver visto, quindi questo è quello che abbiamo fatto vedere, e il cross che hanno preso il palo, ma non mi sembra che abbia fatto altro, è normale che noi volevamo fare molto ma molto di più. In settimana hai lavorato molto su Ciurin nel ruolo di Van de Winter, l'hai anticipato. Non è pronta. È un'ipotesi perché la mia squadra metterà la mia squadra quando quel ruolo si metterà all'interno di squilibrio. Se non c'è, si faranno altri tipi di ragionamenti, però per tappare, no? Ma tra l'altro questa è una situazione che va lavorata, ma per fare quel ruolo ci vuole gamba, ci vuole, perché si fa la fase difensiva, si fa la fase offensiva, bisogna difendere, quindi quando si mette un attaccante come era, ripeto, Van de Putte in quel ruolo, bisogna avere le energie fisiche da poterlo fare, altrimenti è negativo. Quindi lei ha parlato di un impiego di un giocatore, un trequartista dietro le punte, no? Di un interno di squilibrio, non come un trequartista. Un giocatore che potrebbe fare quel ruolo attualmente nelle difese era Enrico, che oggi era convocato in nazionale. Forse l'unico giocatore che si avvicina alle caratteristiche di giocatore che potrebbe fare quel tipo di ruolo, no? Non lo so, perché io l'ho allenato sempre all'esterno, lui quando è venuto qua è venuto con le caratteristiche di un giocatore d'attacco. È normale che quel ruolo lo può anche fare, ma lo devo vedere, devo allenarlo, non è proprio. È più un trequartista dietro le punte quello che intende lei, l'Enrico della situazione, l'interno di squilibrio che intendo io è un'altra cosa. È uno che ha gamba, che attacca lo spazio alle spalle, perché altrimenti deve andare sempre la punta, io la punta la voglio più centrale, è quello che dall'esterno viene dentro e fa la giocata tipica dell'esterno di centrocampo, è una cosa più complessa, però questa squadra ce l'ha le capacità per farlo, è soltanto che bisogna arrivarci. Oggi io vi dico che siamo lontani, anni luce da quello che vorrei fare io, per arrivare a quello che vorrei fare io bisogna andare in gradualmente. Mister, domenica sabato c'è la Ternana, una partita molto 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 sentita dalla tifoseria, che già comunque da tempo aveva chiesto alla squadra una prestazione che comunque vada, qualunque sia il risultato, quando la squadra esce dal campo deve avere gli applausi della tifoseria, quindi insomma c'è anche un'attenzione particolare nei confronti della prossima gara. Sicuramente, come c'è stato l'anno scorso quando abbiamo affrontato in Coppa Italia, quindi vogliamo regalargli delle soddisfazioni al nostro pubblico, vogliamo regalargli delle soddisfazioni ai nostri tifosi, soprattutto quelli che si fanno tanti chilometri per venire fuori casa. Questa è per me la soddisfazione dei tifosi della Viterbese, è stata quando l'anno scorso uscendo dal campo di Trapani avevano fatto forse non so, mille chilometri andare, mille chilometri tornare, ho visto quei ragazzi sorridenti, per me era la soddisfazione più grande, non tanto l'acquisizione della finale, ma era
avergli dato questa soddisfazione. Quindi noi andremo a Terni sapendo l'importanza della gara, che non vale soltanto 3 punti, ma vale anche la soddisfazione da dare a questi splendidi ragazzi, e vogliamo dargliela. L'ultima domanda, vista le condizioni di Volpe? Ha preso una distruzione alla caviglia e quindi andrà valutato domani, dopodomani, sperando. Ma è comunque un problema muscolare? No, non è un problema muscolare, non è un problema muscolare, c'è da considerare. Secondo me, più che questi guai fisici a livello di distorsioni o traumi, più su come dei giocatori muscolari in questo momento stanno. Bisogna incidere lì. Programma Mari, ha visto l'anticipo a sabato? No, perché in questo momento questa squadra ha bisogno di un giorno di riposo, sia fisico che mentale. Ok, grazie. Grazie a voi.